Inizio sequenza 5, siamo sempre lì. Siamo sempre a Firenze, 1478. E parliamo con Lorenzo. Attenzione. Quando avevo 6 anni, caddi nell'Arno. Mi sentii trascinare nell'Arno verso le tenebre. Certo che la mia vita fosse al termine. Invece mi destai, sentendo mia madre che piangeva. Al suo fianco stava uno sconosciuto, bagnato fradicio e sorridente. Ella mi spiegò che l'uomo m'aveva salvato. Era tuo padre. E fu così che iniziò una lunga e prospera relazione tra due famiglie. Ok. La più complesso. E la mia. Mi dispiace non aver salvato tuo padre e i tuoi fratelli. Non avete nulla di cui scusarvi. Sono certo che Jacopo De Pazzi sia coinvolto nella loro morte, come nell'attacco contro di voi. Devo trovarlo. Quel codardo è fuggito prima che potessimo arrestarlo. Avete qualche indizio? No, si sono nascosti bene. Si sono. Jacopo non è stato l'unico congiurato a fuggire. Se cospirano con Jacopo, saranno sicuramente coinvolti nel complotto contro la mia famiglia. Ditemi i loro nomi. Antonio Maffei, l'arcivescovo Francesco Salviati, Stefano Dabagnone e Bernardo Baroncelli. Bene, andrò a trovare mio zio. Ha degli uomini nella campagna senese. Aspetta, prima di andare. Pagina del codice. Una pagina del codice? L'ho presa tra le carte di Francesco De Pazzi, visto che a lui di certo non serve più. Ho sempre apprezzato gli oggetti dell'antichità. Come pure tuo padre. Anch'io ne riconosco il valore. Il padre è un oggetto dell'antichità. Che il Signore ci protegga. Ok, questa era la famosa 4 bersagli che non è servita a nulla. E tra l'altro, il prossimo ricordo? Il denaro. Era a capo della famiglia Pazzi e si occupava delle loro attività bancarie. Non aveva niente di personale contro Lorenzo De Medici, di cui era socio, così assoldò 4 sicari templari per non sporcarsi le mani. Bernardo di Bandino Baroncelli. Spinto a odiare la famiglia Medici dall'esilio di suo cugino, Baroncelli di giorno si occupava di conti alla banca dei Pazzi e di notte di omicidi per conto dei Templari. Fu Baroncelli a... Tipo quello di Giuliano. Stefano da Bagnone. Noto per la sua crudeltà, Bagnone fu addestrato a Roma come macellaio dei Templari. Fu Bagnone a colpire Lorenzo de Medici alle spalle. Antonio Maffei. Assistette al sacco di Volterra compiuto dai mercenari fiorentini e ne incolpò Lorenzo. Si unì ai Templari per cercare vendetta. Fu Maffei a tagliare la gola a Lorenzo. Arcivescovo Francesco Salviati. Convinto di essere il prossimo arcivescovo di Firenze, Salviati era furente quando Lorenzo ne ostacolò la nomina. Ma i Templari erano pronti a dargli conforto. Fu Salviati a condurre le loro truppe all'interno della città. Avete capito? Che teste di cazzo? Un altro saltimbanco. Allora, in realtà il ricordo è qui. Tutta una cazzata assurda. Qua abbiamo un contratto di assassinio e il rifugio templare. Io quasi quasi andrei al rifugio templare. Così, perché mi va. Però l'ho posizionato male sicuramente. Esatto. Parfait. Stai attento! Ti ho indicato Palazzo Medici sulla mappa. Per ottenere il 100% di sincronia con Ezio dovresti esplorarla. E andiamoci. Cosa che non avevo fatto quando lo portai. La prima volta a sto gioco.
Madonna, i bruti. Chi ha bisogno di... Che paura che mi fanno. Ma in realtà non mi fanno paura, scherzo. Comunque, eccola qua. Invasione domestica. Con chi devo fare a botte? Oh cazzo. Che è successo qui? Signor De Medici. Lorenzo al momento è indisposto. Ehi, tu sei quello che ha ucciso Francesco De Pazzi. Guardie, prendetelo. Con piacere. Lo vediamo nel piacere adesso. Addosso! Un altro ragazzino addestrato da quel patetico Nardi. Prendete le posizioni come vi ho insegnato. Partiamo bene, vero? E fallo fuori, forza. Portiamolo in piazza. Manca ancora un'ora, grande rosa. Certo, manca ancora un'ora. Ci vedi tu, mi sa. E ti taglio anche le gambe se necessario, capito? Vabbè. Basta trovare il punto dove salire e poi siamo a posto. Qualche parte c'è da salire per forza. Potrebbe essere questa? Chiedo. Esattamente. Non ci avrei mai scommesso, ma era esattamente quella. Ed eccoci giù. Dall'altro di sera. Quanti sono? Due. Dove l'avrò visto? Eccolo! Non scapperai! Ma dov'è? No, ho fallito. Bello, proprio nel muso. Dritto. Più veloce! Eccolo! Più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Ma non vai più veloce, perché ci sono io. A romperti il cazzo. Forza. Immagino che non si debba fare così. Exactement. E quindi si debba riniziare tutto da capo, vero? Riniziare tutto da capo, vero? O magari sei così gentile da... No. Aspetta, ma c'è l'appiglio qua? Che coglioni che sono? Sa che c'è da fare il processo inverso invece. Il che può darsi, eh? No. Ok. Più dura di quel che pensassi. Magari c'è da prendersi sui quadri. Yes. Mamma mia, che cervello che c'ho. Ma quanto ci avrò giocato ad Assassin's Creed, raga? Ci avrò giocato un botto. Che cervello. Boom. Forza. Via. Sali su al primo piano. Sento il rumore di uno scrigno. Ma dov'è?
Poi con l'audio stereo sarebbe anche intuibile. Ma a quanto pare invece è lassù. Ok, ho visto il riflesso. Yes, sono un genio. Tutto questo per due scrigni? Vabbè, allora devono essere tipo super sostanziosi, se no non ha senso. Vediamo. 250. 250. Esatto, 500 in totale, vabbè. Va bene, eh. Ho sentito un rumore di là. Su, è ora di guadagnare. Buongiorno. Voglio metà di voi a perlustrare il cortile, gli altri con me a controllare la cappella. Eh? Sì, capitano. Quindi controlliamo i passaggi segreti. Ma, e Lorenzo? Ormai Lorenzo è bello che è morto. Vieni qui. Boom. Così. Vabbè, mi vedranno. Buona. Avanti! Addosso! Canaglia! Adri e mantenere lo stealth sono due linee parallele che non si incontreranno proprio mai. Vabbè, questo è stato veramente un gioco da ragazzi, eh. Ma quante scale ci sono? Vabbè, c'è il cortile. No, aspettate. Ho un dubbio. Perché sono disceso nel cortile? Per quale motivo? Che senso aveva la mia discesa? Penso esattamente nessuno, sapete. Io in realtà devo andare qua. Now it makes sense. Non mi morire. Ecco, è da lì. E rientriamo in questa finestra. Eccolo, ecco, eccomi. No, andai lontano te. Addestrato da quel patetico nano. Dai, vero, ti farei. Meno 2. Meno 3, forza. No, ma ho rotto l'armatura, che palle. Vabbè, ti trincio lo stesso. Ok, là sopra, vabbè, easy. Easy, easy. Che poi è notte, ma sembra palesemente giorno, vista la colorazione molto sus. Vabbè che se fosse veramente notte non vedremmo un cazzo, però. Molto luminosa. Oh, questo sì, lo voglio ammazzare così. Ma, bastardo. Laggiù, Lontane andrà. Forza. Yes. Yes, sir. Vamos. Appiglio e via. Lorenzo! Porca vacca! Qualcuno trovi il modo di... No! Il bruto!
Avete sentito? Voi due trovate una scala. Merda. E cosa fanno con quella scala? Lorenzo non vuole uscire. Perché ci impiegano tanto? Se voi due non aveste fatto quel canaio, non ci avrebbe sentito arrivare. Guarda che sei stato tu a far baccano. Voi altri fatevi gli affari vostri e continuate a fare la guardia. Donna, sono così inutili che litigano tra di loro. Fantastico. Come adesso avrei bisogno di sapere dove passare. Tutto bello, tutto ok, però poi il gioco si fa duro. Perché potessi accedere da là sarebbe fin troppo semplice. E forse un'idea ce l'ho. Potrebbe essere questa. Esatto, ci ho visto bene. Eccoci qua con la grafica in 5D. E qua ci andiamo diretti. Yes. Sono un genio, sono un fottuto genio. È aperta. Avete sentito? Veniva dalla camera da letto. Chiunque l'abbia aperta deve essere lì dentro. C'è un intruso nella camera da letto. Andate a ucciderlo. Sì, capitano. Cazzo. Quel cappuccio fermo. Devo parlare. Non è che se mi beccano. Ok, non mi desincronizzano, il che è buono. E a questo punto potrei fare così. Oh merda. Meglio infilzata su una picca. Urlerà come una femminuccia quando lo... Dai, vieni. Volevo farlo stealth, però vabbè, non importa. Fuori. Giochi col fuoco. Palese che ti bruci. Ma non ti fa? Bene. L'altro invece va affrontato. No, ti coglie, questo ti coglie. Merda, scappa. Ok. Dove sarà qui? Eccolo! Prendiamolo! Non ci sfuggirai! Ha ripetuto il movimento! Che NPC fantastici! Che spada di merda che c'ho! Non infliggo un danno manco a pagarla! Godo! Vamos! Everybody is dead right now. Poi ce la vedete dopo. Dov'è Lorenzo? Sta indietro. Abbassate la spada, signor De Medici. Ezio Auditore. Sono io. Mi hai salvato di nuovo. Prima mi entrano in chiesa, ora in casa.
non si avvicineranno mai più a voi. Guardati intorno. Questa è una delle mie stanze del tesoro. Grazie. Puoi prendere tutto ciò che vuoi. La mia vita vale assai di più delle monete d'oro. Confido che i miei appartamenti... Sì, sposo tutti così i ricchi. Devo andare, ma tornerò da voi quando tutti i pazzi saranno... Ha tagliato la cazzina per nulla? Cioè, proprio senza motivo. Non dimenticherò ciò che hai fatto per me. Buona fortuna. 250 scrigno? Quindi saranno 1000. Poi ho buttati via, eh. E qua? Vabbè. Buono. 3200. Mamma mia. Grazie, Dore. Sei veramente un amico. Sei un grande. Invasione domestica fatta. Anche con parecchi dindini in tasca. Possiamo uscire. Aspetta, che c'è un ladro. C'è un ladro. Di quelli ricchissimi. Fermatelo! E tu, stai indietro! Godo, vieni. Queste azioni ti condanneranno all'inferno! Ma cosa vuoi? Che era ladro prima di me, lui. Deve aver bevuto vino di... Ok, adesso devo anche togliermi il livello di ricercato. Bravo!